Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Chiara e Wellness with Chiara R. Oggi video così un po' leggero, un po' frivolo. Vi faccio un video spacchettamento del mio primo ordine sul sito Ecco Verde, www.ecco-verde.it. Questo è un sito che chi ama la bellezza naturale, la cosmesi bio, conosce benissimo. Per me è il mio primo ordine, un sito che ho sempre monitorato, sempre tenuto sotto controllo, ma non mi sono mai azzardata a fare un ordine, perché di solito quando io compro online seguo un po' le offerte, come poi in questo caso, perché Ecoverde sabato ha pubblicato sulla pagina di Facebook un'offerta su determinate marche. Una di queste era degli oli essenziali e io stavo cercando appunto degli oli essenziali, dovevo rifornirmi di oli essenziali, quindi ho catturato l'attenzione. L'offerta poi è scaduta, anzi scadrà oggi, che è il 24 ottobre. Io questo ordine l'ho fatto domenica, lunedì è stato elaborato, mi è stato spedito. Ecoverde mi ha mandato un'email dove mi diceva che avevano dato in consegna il pacco al corriere, che è Bartolini. Bartolini stesso in contemporanea mi ha mandato un'email dicendomi: domani ti verrà consegnato da talora a talora il pacco acquistato su Ecoverde. Quindi, ordinato domenica, che appunto non era un giorno lavorativo. Lunedì ne hanno lavorato, martedì mi è arrivato. Devo dire che come servizio straveloci. Allora, il pacchettino è questo qui, carinissimo, con degli smile. Lo apriamo. Voilà. Allora, c'è Be Nice, carinissimo, uno smile, un adesivo che conserverò molto molto volentieri, della carta. Allora, ho approfittato degli sconticini per comprarmi un sample di un fondo, che è quello di Lily Lolo Mineral Foundation con SPF 15, una mini size nella colorazione In The Buff, che va bene per le pelli medio chiare ed è su neutro, come fondo neutro. Io volevo provarlo per variare un po' gli altri fondotinta che ho, gli altri BB cream, perché sto utilizzando adesso il fondo di Neve Cosmetics, il Flat Perfection, e la BB cream di Sobiotic, però le sto terminando, quindi volevo provare questa marca che mi sembra ottima, di più alta, diciamo, qualità, e l'ho pagata 2,69 euro. Poi ho comprato, dopo aver provato un campioncino grazie all'Ola Beauty, il gommage all'argilla bianca di Cartier Paris, e l'ho pagato 8,49 euro per 100 ml di prodotto. Poi ho acquistato due pennelli viso della Benecos che hanno il manico in bambù. Questo qui, diciamo sagomato, va bene per l'applicazione dei blush, e l'ho pagato 7,49 euro. In realtà, ho rotto i miei pennelli, sia il pennello per l'applicazione della cipria e dei fondi minerali che quello per il blush, per questo che li ho acquistati. E poi ho preso questo qua, molto molto carino, che ha la punta arrotondata, come morbido. E questo va bene per l'applicazione dei fondi minerali, delle terre, delle ciprie. E questo l'ho pagato 7,99 euro. Poi ho acquistato una maschera viso di Lavera, che volevo provare, che è la maschera Wellness, che serve per idratare la pelle e ha un'azione antigrasso, quindi va bene per le pelli miste. 1,49 euro, sono 8 ml di prodotto e costa molto meno che acquistarla da Natura Si. E poi ho acquistato appunto i tre oli essenziali dell'azienda Biopark, e ho preso l'olio essenziale di Cayenne Pout, non lo so pronunciare, poi ve lo scriverò nel box informazioni. 10 ml di prodotto, e l'ho pagato 3,32 euro. L'ho preso per fare i suffimigi vapori per le vie respiratorie, come poi l'eucalipto, che ho pagato questo 3,32 euro, mentre l'altro 4,49 euro. E il tangerino l'ho preso per i diffusori d'ambiente, sempre 10 ml di prodotto, e l'ho pagato 4,49 euro. Poi avevo chiesto gentilmente a Ecoverde se avevano dei
dei sample del fondo di Puro Biocosmetics nella colorazione 02-04 perché le volevo provare, però ho delle BB cream, però evidentemente non li avevano, però sono stati gentili perché mi hanno mandato due sample di due prodotti che non ho provato. Uno è di BOB ed è la crema viso anti-age e sono penso 5 ml di prodotto, 3 ml, non c'è scritto, che è questo qua. E poi di Dr. Organic la Bioactive Skincare Organic Vitamina E Skin Lotion Daily Skin Moisturizers, è una crema anche questa, penso, sì. E poi c'è uno sconto di Zalando. Io devo dire che mi sono trovata molto bene come primo ordine. Ho superato i 39 euro di acquisto e ho avuto così le spese di spedizione gratuite. Ovviamente non ho comprato tantissime cose e ho speso, però erano cose che bene o male prima o poi dovevo comprare perché per un motivo o per un altro gli essenziali avevo finito, i pennelli li avevo rotti, quindi per forza. Io spero di avervi tenuto un pochino di compagnia con questo video un po' frivolo e vi auguro una buonissima giornata. Al prossimo video, baci!